In poche ore oltre 600 persone sono state soccorse su barconi clandestini al largo delle coste siciliane. Oltre a Lampedusa, gli sbarchi ormai ogni giorno toccano anche Agrigento e il Siracusano. La finanza scopre 51 lavoratori in nero in 18 esercizi commerciali delle località balneari palermitane. Solo due di quelli controllati risultavano in regola, multato di oltre 10.000 euro un ristoratore di Aspra. Iniziano a Erice i seminari sulle emergenze planetarie organizzati dal Centro Ettore Majorana. In tutto sono 124 gli scienziati provenienti da 38 paesi ad aprire lavori il presidente del Senato, Pietro Grasso. Mancano 4 giorni all'avvio del campionato, ma per il Palermo non si è ancora chiusa la campagna acquisti e cessioni. Sabato l'esordio a Modena. Buongiorno e benvenuti alla redazione del TG Med. Dunque, lo abbiamo visto insieme nei titoli, non si ferma l'ondata di sbarchi verso le coste siciliane. Quasi 600 in tutto le persone soccorse in nottata e questa mattina in 3 riprese a Porto Empedocle, lungo la costa di Siracusa e a Lampedusa. Ma sentiamo tutti gli ultimi aggiornamenti da Luigi Perollo. Ha trovato conferme l'allarme lanciato ieri da diverse organizzazioni umanitarie e dagli uffici del governo sulla nuova massiccia ondata migratoria verso le nostre coste. Il gruppo più consistente, 336 migranti, tra i quali 64 donne e un neonato, è stato soccorso al largo di Porto Empedocle da due motovedette della Guardia Costiera ed una della Guardia di Finanza. I migranti hanno dichiarato di essere tutti di nazionalità eritrea. Un secondo sbarco è avvenuto invece sulle coste siracusane, nei pressi della spiaggia di Ognina. Una 50 di uomini che hanno dichiarato di essere siriani e pakistani sono stati rintracciati a terra dalla capitaneria di porto dopo una segnalazione. Hanno raccontato di avere viaggiato in mare per circa 10 giorni. Soccorso infine i 233 migranti avvistati a bordo di un'imbarcazione in legno in navigazione nel canale di Sicilia a sud dell'isola di Lampedusa, proveniente dal Nord Africa. Tra loro anche donne e bambini. Accertate le precarie condizioni di galleggiabilità del natante, i naufraghi, ai quali sono stati somministrati generi di conforto e assistenza medica, sono stati imbarcati a bordo del pattugliatore della Marina Militare sulle motovedette della Capitaneria di Porto. Ed è di pochi minuti fa la notizia che 200 dei 336 immigrati soccorsi a sud di Porto Empedocle sono riusciti a scappare dalla tensostruttura della protezione civile in cui erano stati trasferiti dopo essere stati portati a terra. Polizia e carabinieri li stanno ancora cercando. Controlli contro il lavoro nero nelle località balneari della costa palermitana sono scattati in questi giorni, ne parliamo dopo la pubblicità. Il 1 gennaio è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale dovuto anche per la gestione dei rifiuti. La TARES prende il posto della TARSU e comporta notevoli aumenti sulle cartelle esattoriali. Animica esegue tutte le procedure per l'adeguamento a normativa della tua azienda per farti ottenere un risparmio fino all'80%. Contattaci, un nostro consulente sarà a tua disposizione. La Tecnotel, dopo un attento studio, propone un sistema di sicurezza innovativo, il Nebiogeno Protect. Il dispositivo entra in azione solo in caso di tentato furto, saturando ambienti da 40 a 400 metri quadri in pochissimi secondi con una fittissima nebbia tossica. Un minimo importo per un grande risultato. Chiedi una dimostrazione gratuita presso la nostra sede 091 67 22 528. Ciò che non si può vedere non si può rubare. Ciao, ho Vonita Antichità. Ricordati, io compro e pago in contanti. Dopo tutto quello che abbiamo comprato nella pubblicità precedente, possiamo vendere a prezzi straordinari. Per cui ricordati che fra comprare in contanti e dare la possibilità di poter vendere anche a rate, siamo l'unica forza nell'antiquariato. Veniteci a trovare. È una grande occasione. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia, per tutti coloro che sono amanti delle belle auto: Cabrio, SUV, Berline, Mercedes, BMW, Ferrari.
Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Latte David, un brick, 83 centesimi. Melling omogenizzati di carne, 120 grammi, 1,99 euro. Mio latte, 12 brick, 9,90 euro. Pampers a sole e luna, 3,75 euro. Chicco bagno shampoo 75 ml, 3,45 euro. Passeggino Chicco CT 06, 49,90 euro. Lettino da campeggio Compact, 29,90 euro. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino, ai prezzi più bassi della città. Demma Sanitaria, via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, a Palermo. Infoline 091 21 48 83. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 53 06 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. L'inizio delle lezioni della Facoltà di Scienze Politiche di Palermo è a rischio dopo il crollo avvenuto ieri pomeriggio del tetto dello storico collegio San Rocco in via Macheda. Subito dopo l'incidente, il primo ad intervenire chiamando i vigili del fuoco era stato il preside Antonio Miranda. Il suo ufficio si trova al secondo piano proprio sotto la zona del crollo. I danni riguardano però esclusivamente il terzo piano dell'edificio, quindi le aule e parte degli uffici dell'università non hanno subito danni. Tuttavia le preoccupazioni maggiori rimangono ovviamente per gli studenti. Le lezioni infatti dovrebbero iniziare il 26 agosto, ma i vigili del fuoco hanno disposto l'inagibilità della zona intorno all'edificio, ma ancora mancano le valutazioni vere e proprie per quanto riguarda l'agibilità degli interni. Il collegio, lo ricordiamo, è di proprietà del comune, che ha affidato i primi due piani all'università, che li ha ristrutturati. L'assessore al centro storico, intanto Agata Bazzi, ha dichiarato che avvierà un'indagine interna per verificare se ci sono dei responsabili che hanno sottovalutato le segnalazioni di pericolo. Solo due locali su 20 sono risultati in regola dopo i controlli della finanza nelle località balneari palermitane. Diverse le irregolarità scoperte. Sentiamo. Quando i finanzieri si sono presentati nel ristorante di Aspra, il titolare non ha potuto fare altro che ammettere tutto. 6 dipendenti su 12 lavoravano infatti completamente in nero. È scattato così un lungo elenco di sanzioni: 1.500 euro per ogni dipendente, 38 euro per ogni giornata di lavoro in nero accertata, più 250 euro per ogni mancato contratto. Insomma, in definitiva un verbale di 10.700 euro. In questi casi poi si aggiunge la sospensione delle attività fino al pagamento della sanzione alla regolarizzazione dei lavoratori. Quanto basta dunque per convincere il titolare del ristorante a mettere subito in regola i 6 dipendenti e a pagare la multa? Ma quello scoperto ad Asper è solo uno dei casi più clamorosi emersi dai controlli della Guardia di Finanza, che nella settimana di Ferragosto hanno riguardato alcuni esercizi commerciali delle località costiere palermitane più frequentate in questo periodo. Su 20 locali solo 2 sono risultati in regola, negli altri 18 invece sono stati
stati trovati complessivamente 51 lavoratori in nero e 4 irregolari. In particolare 14 dipendenti in nero sono stati scoperti in 5 bar, altri 30 insieme a 2 irregolari in 9 ristoranti, 4 in uno stabilimento balneare di Capaci, 1 in un mini market di Isola delle Femmine, un altro lavoratore in nero più 2 irregolari in una pasticceria di Petralia Soprana. Infine un altro dipendente in nero è stato scoperto in un'autofficina di Alimena. La Guardia di Finanza fa sapere che dopo quelli del periodo di Ferragosto i controlli comunque proseguiranno nelle principali località turistiche per tutto il periodo estivo. I carabinieri hanno sequestrato una casa di riposo a Catania perché priva di tutti i requisiti di legge. La struttura ospitava infatti 28 anziani tra i 65 e i 95 anni che sono stati trasferiti. I carabinieri hanno rilevato all'interno della struttura l'assenza di fisioterapisti e degli infermieri ed è stata sottolineata inoltre l'inadeguatezza professionale del personale che si occupava degli ospiti. Due le persone denunciate dai carabinieri. Un altro aspetto invece che rimane tuttora al vaglio degli inquirenti è il fatto che in appena 6 mesi erano stati eseguiti 10 trasporti d'urgenza in ospedale di anziani che avevano subito lesioni a causa di cadute. Sono scattati questa mattina a Palermo i controlli a tappeto della Polizia Municipale sul lavoro svolto dagli operatori ecologici della RAP. Una task force formata da una decina di pattuglie di vigili urbani sta tenendo sott'occhio l'andamento della raccolta dei rifiuti. Sentiamo. Il pugno di ferro era stato annunciato la settimana scorsa dal sindaco Leoluca Orlando dopo le ennesime polemiche sui cumuli di spazzatura che si erano accumulati in città e sulle spiagge del litorale. Così il sindaco ha deciso di istituire un numero di telefono al quale segnalare eventuali disservizi. In 5 giorni sono giunti oltre 200 sms. Le indicazioni dei cittadini sono state girate al comando della Polizia Municipale che da questa mattina ha avviato una serie di controlli a sorpresa per verificare il lavoro svolto dagli spazzini della Risorse Ambiente Palermo, la Newco sorta sulle ceneri dell'AMIA, l'ex azienda di igiene ambientale. Il sindaco ha anche disposto che la società renda pubblici gli itinerari che ogni giorno vengono coperti dagli autocompattatori e le strade dove è previsto il servizio di pulizia con scopa e paletta. La città è stata infatti suddivisa in 400 zone, ciascuna delle quali affidata ad un operatore ecologico. Nei giorni scorsi Orlando aveva effettuato anche una serie di ispezioni a sorpresa per verificare l'attività svolta in diversi luoghi della città dai 1800 lavoratori della JSIP, la ex partecipata del comune al centro di numerose polemiche. Per aggravare le sue condizioni di salute e ottenere così gli arresti domiciliari, il boss ergastolano Maurizio Zuccaro, 52 anni, cognato di Vincenzo Santapaola, nipote del boss Benedetto, si praticava in cella dei Salassi infilandosi degli aghi nel braccio e all'inguine. Lo hanno accertato alcune intercettazioni video disposte dalla procura che hanno documentato le scene attraverso telecamere nascoste nei bagni del reparto di ematologia dell'ospedale Ferrarotto dove Zuccaro all'inizio di agosto ha trascorso un periodo di degenza. L'indagine è stata coordinata dal procuratore della Repubblica di Catania, Giovanni Salvi. Adesso andiamo a Erice dove 124 scienziati provenienti da 60 laboratori di 38 nazioni da oggi partecipano ai seminari sulle emergenze planetarie organizzati come sempre dal Centro Ettore Majorana. Ad aprire i lavori il Presidente del Senato Pietro Grasso. Sentiamo. 3 giornate intense per discutere, confrontarsi ed elaborare documenti e proposte sulle emergenze del nostro pianeta. Emergenze non soltanto climatiche o di equilibrio, concetto quanto mai esteso, ma anche energetiche con il saccheggio e la dissipazione delle fonti di approvvigionamento, di rapporti sociali, cibernetiche, informatiche. Il tutto per comprendere come la vita del nostro pianeta sia sempre di più ostaggio di equilibri delicatissimi. L'aula magna del centro intitolato ad Ettore Majorana per 3 giorni catalizzerà l'attenzione degli scienziati e degli analisti di tutto il mondo. Ma parlare di emergenze del pianeta significa parlare della rete di rapporti e relazioni con persone, cose e situazioni di ciascuno di noi. Ecco perché in queste giornate si affronterà il tema della sicurezza informatica, della vivibilità della città, dei nuovi sistemi di sviluppo urbano sostenibile e di ripopolamento di aree che negli ultimi 50 anni si sono spopolate, di sistemi di nuova economia e infine di nuove fonti energetiche. Questa mattina il via lavori con la Lectio Magistralis del Presidente del Senato, Pietro Grasso,
Grasso, che ha parlato della carenza di politiche nel nostro paese per invertire la tendenza relativa alla fuga dei cervelli. L'Italia non può più permettersi di perdere le eccellenze frutto del lavoro dei nostri atenei, ma non fa nulla o fa molto poco, dice Grasso, per far rimanere in patria coloro che spesso non hanno mezzi e strumenti per portare avanti progetti e ricerche. I familiari di un'anziana di 73 anni, Leonarda Tudisco di Calamonaci, morta nell'ospedale di Ribera nell'Agrigentino, hanno presentato un esposto alla procura di Sciacca. Secondo la loro ricostruzione, infatti, per cause ancora non chiare, la congiunta sarebbe caduta dal lettino della tacca a cui si stava sottoponendo, battendo violentemente la testa. Un incidente che per i parenti avrebbe causato gravi complicazioni e poi la morte della donna. L'anziana era stata ricoverata una decina di giorni fa a seguito di una caduta accidentale nella sua abitazione. Due corone d'alloro, una dei carabinieri, una del comune di Corleone, sono state deposte a 36 anni dall'assassinio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo e dell'insegnante Filippo Costa. Alla cerimonia erano presenti i vertici dell'arma. Russo, in un famoso rapporto del nucleo investigativo, aveva individuato boss di imprese mafiose legati a politici che lucravano sugli appalti pubblici nella provincia di Palermo. Secondo le ricostruzioni processuali, il comando che agì la sera del 20 agosto del 77 era composto da Pino Greco, Vincenzo Puccia e Leo Luca Bagarella. Per il duplice omicidio sono stati condannati all'ergastolo invece come mandanti Totò Riina e Bernardo Provenzano. A pochi giorni dall'esordio di Serie B è ancora aperto il mercato del Palermo, ne parliamo dopo la pubblicità. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio. Via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La Tecnotel, dopo un attento studio, propone un sistema di sicurezza innovativo, il Nebiogeno Protect. Il dispositivo entra in azione solo in caso di tentato furto, saturando ambienti da 40 a 400 metri quadri in pochissimi secondi con una fittissima nebbia tossica. Un minimo importo per un grande risultato. Chiedi una dimostrazione gratuita presso la nostra sede 091 67 22 528. Ciò che non si può vedere non si può rubare. Intime Armonie, abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino, per chi cerca dei capi di ottima qualità made in Italy. La Intime Armonie propone le migliori marche: Naio Leari, Baci Rosa, Griffino, Nouvelle Donna, Griff, Combat, Nazionale Italiana e tante altre. Intime Armonie, scopritevi i più belli, i vostri desideri non possono aspettare. Intime Armonie, infoline 0883 55 93 74. Visita il sito www.intimearmonie.it. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto con autovetture nuove e usate. Delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro.
Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa, con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne e in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spa Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Perché hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo, e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Ti vuoi allenare accanto ai giovani rosanero del Palermo? Iscriviti ai corsi della Polisportiva Calcio Sicilia. Con noi tuo figlio non imparerà solo i fondamentali di calcio seguito da istruttori federali, ma ad essere uno sportivo protagonista, come la formazione giovanissimi finalista della Pool Scudetto Nazionale. I corsi si svolgono nella nuovissima struttura del Centro Pisani, la più attrezzata della Sicilia, con un impianto di calcio a 11 e altri campi a 5, a 7 e a 8, tutti in erba d'ultima generazione. Calcio Sicilia, il futuro dei campioni in erba. Mancano 4 giorni all'avvio del campionato, ma per il Palermo il mercato è ancora aperto, come ci spiega Antonio Afaro. Un occhio al campionato ed uno al mercato è quello che sta facendo il Palermo in questi giorni alla vigilia del debutto in Serie B che avverrà sabato a Modena. C'è da monitorare le condizioni di Barreto, Muñoz e Bolzoni, pedine fondamentali del gioco di Gattuso, due delle quali dovrebbero recuperare per la trasferta emiliana. Mentre nessun problema per Stevanovic, colpito da un leggero malanno alla vigilia del match col Verona. Sul fronte mercato restano aperti i canali per le trattative di portiere ed attaccante. Per il primo sembra ormai fatta per la cessione di Sorrentino, probabilmente alla Sampdoria, con la conseguente investitura di Viviano in veste di titolare e Uicani suo vice. Per l'attaccante tutto legato alla gestione di Hernandez, che ha le condizioni richieste dalla società rosa, non meno di 10 milioni la valutazione complessiva, ad oggi potrebbe andare solo alla Roma, dove c'è Walter Sabatini, suo grande estimatore. Nell'ipotesi della conclusione di una trattativa certamente non facile, il Palermo si orienterebbe decisamente su Daniele Caccia, che a Verona è chiuso dalla presenza di Toni e adesso anche dall'arrivo del giovane attaccante di scuola Inter, Samuele Longo. Sul fronte cessioni, Mantovani è molto vicino al Parma, così come il palermitano Aronica alla Regina. Non restano che le previsioni del tempo. Da parte nostra è tutto, grazie, arrivederci. Sulla nostra regione ancora tempo variabile, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle prossime ore a ridosso dei rilievi. Temperature stazionarie le minime, in lieve flessione le massime. Venti deboli moderati settentrionali con rinforzi sullo Ionio, mari poco mossi, mosso il canale di Sicilia. Per domani cielo nuvoloso con piogge e temporali sparsi soprattutto lungo il settore tirrenico, migliorerà a partire dalla serata. Temperature ancora stazionarie le minime, in lieve aumento le massime. Venti ancora deboli o moderati nord-occidentali con mari poco mossi o localmente mossi.